Buongiorno a tutti, buongiorno e buon giovedì, giovedì 16 giugno, quindi la nostra metà settimana, siamo alla fine, signori, domani ne manca solo uno e poi siamo tutti a casa. Scaricate qui sotto l'app di OneFootball perché è l'app aggiornata che vi tiene appunto aggiornati su tutto quello che succede nel mondo della vostra squadra del cuore e in riguardo al calciomercato, ovviamente che sta entrando nel vivo, diciamo. E tutto quanto quello che accade nelle competizioni UEFA, Serie A, Serie B e Serie C comunque. Quindi se siete interessati, almeno sempre aggiornati, qui sotto in descrizione sapete cosa fare. Partiamo discutendo qualche argomento interessante. Vorrei fare una prefazione parlando della negatività che sto avvertendo intorno a me. La negatività che non capisco, la negatività che non mi è chiara, la negatività che sento il tifoso molto propenso a essere negativo perché il mercato non è cominciato. Io sono d'accordo perché capisco. Squadra campione d'Italia, nuova proprietà, aspettiamo investimenti che siano abbastanza, diciamo, che rendano la squadra abbastanza competitiva. Cioè, io non penso, no, non mi aspetto investimenti stellari, mi aspetto investimenti però fatti bene. Non stanno arrivando? Ok, arriveranno senza nessun dubbio. Arriveranno perché? Ovviamente ieri ci hanno spiegato perché, cioè, è uscito il discorso che ovviamente il closing sarà a settembre, quindi i soldi sono sponsorizzati da Elliott, però sono autorizzati da Cardinale, quindi da Redbird. Quindi diciamo che ci sono due padroni al momento che fanno andare trattative. La cosa può perdere più tempo, può perdere più tempo, sì, senza nessun dubbio. Diciamoci la verità, potrebbe essere una cosa che fa perdere del tempo. Questo trattare tra le due società, diciamo, io non penso sia proprio una trattativa riguardo ai giocatori, bene o male, Cardinale è libero di scegliere chi vuole, semplicemente che Elio deve metterci denaro al momento, e questo forse può essere un po', diciamo, ci può essere un po' di attrito, diciamo, con questa cosa, per cui ci vuole un attimino di pazienza, signori. Io capisco che la pazienza è veramente logorante avere pazienza, però in questo caso, signori, non c'è altro che si possa fare. Aspettare è l'unica cosa che ci resta da fare. Io vorrei entrare dentro un discorso che ovviamente parla di Superlega, ma io vi parlo di Superlega in maniera molto diversa da come fanno le altre persone, perché io reputo che bisogna analizzare i fatti e non semplicemente leggere un articolo di giornale per sentirsi sazi di una notizia, nel senso, se non si approfondisce, molto spesso si capisce poco di quello che succede. Vi riporto semplicemente il fatto perché mi interessa riportarlo, perché onestamente sono rimasto molto sorpreso molto sorpreso di Donnarumma, signori. Io ovviamente ho guardato la partita l'altro ieri, non ho commentato subito perché non mi andava, però sinceramente penso che un commento vada speso riguardo a Donnarumma. Perché la nostra nazionale è a chilometri dalle altre a livello tecnico, e siamo onesti, questa è la verità. Ma a livello caratteriale siamo a anni luce. Siamo anni luce dagli altri campioni che giocano nelle altre nazionali. Perché quando il tuo capitano, in questo caso Gianluigi Donnarumma, esprime questa saccenza, questa presunzione, questo sapere di più, questo essere migliore, quando una giornalista della Rai, comunque, se posso dire la mia opinione sincera, io i giornalisti penso di avere un odio verso tutti perché sono pagati per dirvi le cose come gli vengono dette, cioè gli dicono tu devi dire questo, loro dicono questo. La ragazza, la signora che l'altro ieri ha fatto l'intervista a Donnarumma, mi ha lasciato veramente sorpreso nel buon senso della parola, perché ha fatto una domanda non comoda, una domanda proprio non comoda a Donnarumma, perché Donnarumma appunto dice si impara dai propri errori, sì, ma tu l'hai già fatto, è già successo, probabilmente voleva dire appunto sei in fase di imparare questa cosa. Quando lui risponde quando è successo e dice il Real Madrid era fallo, beh, sì. Ragazzi, in Champions League i falli li fischiano di solito, possono esserci errori, li abbiamo visti con il Milan, ma in quel caso è un po' diversa la conversazione. Sei tu che hai sbagliato, non fare quello che sa, ma diciamoci la verità. Poi, quante volte avete sbagliato con l'Irlanda del Nord, con l'Inghilterra, hai sbagliato con la Turchia, non, senza neanche fare una ricerca, ve le dico a voce queste cose. In più, ho sbagliato contro la Germania 2 giorni fa. Quindi,
Donnarumma, io apprezzo il fatto che tu te ne sia andato, ma non perché devo fare il tifoso stizzito. Io devo dire semplicemente che le persone piccole rimangono piccole. Senza il Milan e senza Dida non sei più niente. Sei un portiere semplice, un portiere come gli altri, un cranio. Senza offendere cranio, non mi prende male cranio, per carità. Ma signori, è più o meno questa adesso l'evoluzione di Donnarumma. È questo Donnarumma, è questo qui. Per cui vi dico, Mancini, anche se non mi ascolterai mai, ti dico, Mancini, per favore, fai qualcosa di buono e falla fatta bene. Ci sono portieri come Plizzari che adesso gioca nel Milan, ma non c'è solo lui, indifferente, che hanno voglia e però hanno l'attitudine. Perché senza attitudine un giocatore è sempre un giocatore vano, non serve a niente. L'attitudine è quello che fa la differenza nella vita e fa la differenza nel campo. E sì, l'abbiamo visto l'altro giorno, per cui questo è il commento. Discorso di Superlega, prima di entrarci un attimo, vi dico che l'Empoli ha fatto un'offerta per Caldara, per cui Caldara penso andrà probabilmente a titolo definitivo, si parla, all'Empoli, per cui forse qualche altro soldino torna su da lui. Quindi può essere interessante la situazione. Monitoriamo e vediamo cosa succede. In ogni caso, prima di entrare nella Superlega, perché questo discorso sia comune alla Superlega, vorrei parlare di Lukaku all'Inter. Molti commenti, perché purtroppo di fatto è questo il discorso. Ho ricevuto più di un commento, penso tre in totale o quattro addirittura, che nominano il fatto che l'Inter fa mercato e sta portando su Lukaku, adesso ho preso Dybala. Allora, ok, ve l'ho spiegato già, ve lo riaccendo, ma 12 milioni netti a stagione porta a casa Lukaku di sterline. Quindi l'Inter, se si prende Lukaku, deve pagare almeno quasi 14 milioni di euro all'anno per il giocatore. Più deve pagare il Chelsea per ovviamente il prestito oneroso. Quindi sì, bravi, sono contento che fanno mercato in questa maniera, sono felice di questo. Non lo so per quanto andrete ancora avanti, sinceramente, perché non c'è più fondo nel barile, non c'è più niente, l'avete già raschiato. Non lo so dove andate a finire, ma con questa filosofia ho i miei dubbi che durerete molto ancora. Quindi va bene, ottimo trio là davanti, Lukaku, Dybala e Martinez. Vedremo. Vi lascio voi a buon intenditore, poche parole, signori. Discorso Superlega. Quegli stipendi lì li puoi pagare con la Superlega, oppure se sei un club stato. Mi riferisco alle parole che ha espresso ovviamente il presidente del Barcellona, Joan Laporte, parlando del progetto Superlega. Il progetto Superlega dice, vi leggo le parole per andare a commentare la notizia: al momento non abbiamo un formato per la Superlega, è un processo lungo, ma serve a rendere l'Europa consapevole che ci sono club stato che stanno alterando la competizione. C'è piena disponibilità a negoziare con la UEFA e credo che finalmente le asperità verranno appianate e si stabilirà un dialogo. Allora, cos'è un club stato? Un club stato è quello che potrebbe essere stato per noi Invescorp, che quindi è per Manchester City, che quindi è per il PSG e il Newcastle. Perché dice questo? Perché ovviamente vedete che tipo di spese fa il PSG. Per esempio, al momento c'è una presunta offerta per Scamacca di 50 milioni. In più, ragazzi, c'è da dire che ha messo dentro 350 milioni per dare praticamente la gestione a Mbappé. Gli ha detto: tieni, questo è tuo, questo qua è la tua squadra, facci quello che vuoi. Questo tipo di azioni, signori, non sono consone. Stessa azione che comunque ha portato il Manchester United, scusatemi, il Manchester City a fare l'acquisto di Haaland quest'anno. Per cui vedete che ci sono cose che non quadrano. E io apprezzo il fattore Botman solo per una cosa, perché Botman comunque rifiuta costantemente il Newcastle perché il Newcastle non ha un progetto, il Newcastle ha solo i soldi, ma la testa non ce l'ha. Per cui apprezzo il giocatore, se venisse al Milan penso che lo ha voluto veramente lui se arriverà, è perché lui ha detto che io vado lì, non vado da nessun'altra parte, se no sto qui ho le scadenze e vado il prossimo anno a zero. Per me questo sta facendo e sono felice di questo. Entrando nel discorso Superlega, voglio aprire una prefazione velocissima. Laporte non è che è a posto il signore, non è che fa questo tipo di discorsi perché si sente di dover mettere a posto il mondo del calcio. Lo fa perché ovviamente è indebitato fino alla morte. Ha bisogno della Superlega per riuscire a sostanziare comunque gli stipendi esosi dei calciatori
E soprattutto ha bisogno di comunque rimpianare i debiti, perché i diritti televisivi sono più bassi, nella Superlega sarebbero molto più alti perché li contrattano loro. Lo sapete che il 20% degli incassi dei diritti televisivi vanno alla UEFA? Di chi? Quindi io Milan gioco contro Real Madrid, milioni di persone se la guardano, il 20% degli incassi vanno a loro. Quello che la Superlega sarebbe levare questa cosa qui e distribuire tutto quanto equamente alle squadre che partecipano alla Superlega. Questo è un progetto che secondo me ha senso e ci sta pienamente. Con questo, un altro punto di vista, un altro paio di maniche. Il mio punto è questo: non si può combattere un club stato se la UEFA e la FIFA non sono d'accordo su un principio cardine, la voglia di avere una competizione che sia sana. Per essere sana, devi usare Financial Fair Play, ma in modalità equa. Lo devi usare con tutti, lo devi usare in pari modo per ognuna squadra che è presente nella modalità europea. Perché se no, signori, non ha senso. Non ha senso andare a fare un campionato, non ha senso gestire una squadra e cercare di andare in Europa per competere con chi? Con squadre che si possono comprare giocatori come gli pare, senza neanche avere la minima decenza di avere un financial plan che struttura i loro acquisti, una maniera che abbia senso di farci vedere il perché e il come possono comprarsi i giocatori. E a me, sinceramente, questa cosa veramente mi turba, perché dico: ma allora Kefferin, ovviamente mi riferisco a te, ma siete una commissione, Kefferin, ma che diavolo state facendo? Cioè, ma cosa diavolo state facendo? Semplicemente stanno lì aspettando che arrivano gli incassi per spartirvi gli evidendi. Cioè, questo stai facendo, vi spartite i dividendi. Questo è il discorso. E a me sta cosa veramente dà fastidio. E mi riporto le parole del presidente del Barcellona. Perché? Perché anche lui ha bisogno di fare la Superlega, perché ha bisogno di pagarsi i debiti. Quindi questo sistema è malato e quindi ha bisogno di un sistema più grande per riuscire ad andare a mangiare al mostro che si è messo in casa. E questo è il discorso. Io ve lo parlo a parole semplici, ovviamente. Potrei andare dentro dettagli che sono molto più complessi, ma resta il fatto principale che questo modo di operare è malato e non funziona. Io lo so che questo discorso non riguarda il Milan al momento, perché il Milan non fa parte di questa struttura, o meglio, si era iscritto, ne è uscito. Io penso che però Juventus, Real Madrid, Barcellona e per la maggior parte loro tre comunque, Tottenham posso mettere in mezzo per un certo calibro, non so perché, sono le società che hanno bisogno veramente di avere iniezioni di soldi prima possibile, as soon as possible, perché non ne hanno più, non ne hanno più, hanno bisogno di essere sostanziati in maniera diversa e l'unica maniera è andare dentro questo tipo di fattore, quindi questa Superlega. Quindi, signori, quando leggete questi commenti riportati sui giornali, prima di dire la Superlega, wow, io sono d'accordo sulla Superlega, sinceramente, ma non deve essere una cosa basata per appianare i debiti di una società che c'ha già. Per me, fare la Superlega con squadre che sono sane. E chi ha debiti se li ripaga e viene in Superlega se vuole, come ha fatto Milan fino adesso. Anni di terrore, anni obsoleti e siamo tornati perché ci siamo ripagati i nostri problemi. Fate uguale e magari andiamo a giocarci insieme in Europa. Ciao ragazzi!